Diritto civile, video lezione numero 16. La comunione, il condominio e la multiproprietà. La comunione. La comunione ricorre in tutte quelle ipotesi in cui uno stesso diritto appartiene nella sua interezza a due o più persone. Si ha in tal caso la proprietà per quote ideali, cioè ciascun titolare ha un diritto che non può essere individuato materialmente su una determinata parte del bene, ma ha come oggetto il bene nella sua integrità. La comunione si distingue in comunione volontaria, comunione ordinaria e comunione propria. La comunione volontaria si ha su accordo dei partecipanti. Per quanto concerne invece la comunione incidentale, che fa parte comunque della comunione volontaria, tale comunione si ha per atto indipendente dalla volontà dei partecipanti. Un esempio è la comunione ereditaria. Per quanto concerne invece la comunione ordinaria, in cui ogni partecipante può chiedere la divisione, fa parte anche la comunione forzosa, in cui la facoltà di divisione è negata, in quanto diversamente il bene cesserebbe di servire all'uso cui è destinato. Per quanto concerne invece la comunione propria, l'oggetto della comunione è suscettibile di godimento. Si distingue dalla comunione impropria, dove l'oggetto, ad esempio un diritto relativo, non ha la caratteristica suddetta. Fonti e disciplina giuridica della comunione. Le fonti della comunione sono la volontà delle parti costituenti, ovvero un titolo, le norme legislative speciali per i vari tipi di comunione, le norme generali contenute negli articoli 1100 e seguenti del Codice Civile. Disciplina giuridica. I diritti dei singoli sono diritto all'uso della cosa comune, ogni comunista può servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione, senza impedire agli altri partecipanti alla comunione di farne parimenti uso, diritto di disposizione della quota, ogni partecipante può disporre della sua quota, diritto al godimento degli utili, ognuno gode gli utili della cosa comune proporzionalmente alla propria quota. Diritto a chiedere la divisione della cosa comune, salvo patto contrario di vieto legislativo. Gestione della cosa comune, invece, è affidata a tutti i comunisti. Per la decisione si applica il principio maggioritario. Si richiede pertanto la maggioranza semplice per gli atti di ordinaria amministrazione e la maggioranza qualificata per le innovazioni e gli atti di straordinaria amministrazione. Le spese deliberate a maggioranza gravano sui partecipanti alla comunione in proporzione delle rispettive quote. Si applica il principio dell'unanimità dei consensi per gli atti di alienazione o costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni ultranovennali. Cessazione della comunione. La comunione termina con la divisione. La divisione avviene con contratto, se i comunisti sono d'accordo, a mezzo autorità giudiziaria, quindi con sentenza da parte del tribunale, se l'accordo non viene raggiunto. Il condominio negli edifici. Nozione del condominio negli edifici. È una particolare forma di comunione forzosa e perpetua. Nasce dal fatto che, nel caso di più proprietà divise per piani, vi sono delle parti dell'intero edificio che sono necessariamente in comune. Il proprietario ha un diritto pieno ed esclusivo del suo appartamento, mentre è comproprietario per i beni comuni del condominio. Aspetti fondamentali della disciplina giuridica del condominio. La materia del condominio è stata riformata con la legge 220 del 2012. La riforma ha introdotto, tra l'altro,
un'indicazione più dettagliata delle parti comuni dell'edificio, l'abbassamento delle maggioranze previste per l'approvazione di innovazioni, una nuova ripartizione delle spese per scale e ascensori, modifiche rilevanti relative alla figura dell'amministratore. Organi del condominio. Gli organi fondamentali del condominio sono due: l'assemblea dei condomini, che è appunto l'organo deliberativo, e l'amministratore, che è l'organo esecutivo e necessario nel caso in cui esistono più di 8 condomini. Formazione della volontà comune. Principi. Principio della valida costituzione dell'assemblea. Al fine di poter deliberare, l'assemblea dei condomini deve essere validamente costituita. Per tale ragione tutti i condomini debbono essere invitati a partecipare. Ad essa deve intervenire un numero minimo di condomini che sia espressione di un determinato valore dell'intero edificio, cosiddetto quorum. Principio maggioritario. Di regola, per le decisioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza semplice. Per le innovazioni, invece, è prevista l'approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi ed almeno i 2/3 del valore dell'edificio. Principio della partecipazione dell'inquilino. La legge 392 del 78, che disciplina appunto le locazioni, consente all'inquilino la partecipazione e il voto in assemblea condominiale riguardo a specifiche questioni. Regolamento condominiale. Il condominio il cui numero dei condomini è superiore a 10 deve avere un proprio regolamento in cui siano fissate le norme d'uso dei vari beni, le norme di funzionamento dell'assemblea, i criteri di ripartizione delle spese e poi ovviamente ciò che è previsto dalla legge numero 392 del 78 e successive modificazioni. La riforma prevede che il regolamento di condominio debba essere allegato nel registro dei verbali delle assemblee tenuto dall'amministrazione. Inoltre prevede tale riforma che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. Attività esterna del condominio. Il condominio agisce nei confronti dei terzi a mezzo dell'amministrazione, organo esecutivo. L'amministratore ha anche la rappresentanza processuale del condominio. Estinzione del condominio. Il condominio, avendo carattere necessario, ha durata perpetua. Esso tuttavia si estingue quando tutto l'edificio diventi proprietà della stessa persona, cioè quando viene a mancare la divisione per piani della proprietà. Il supercondominio, tale figura, ricorre quando più edifici autonomi hanno parti comuni, come un viale, il giardino, eccetera, eccetera. L'articolo 1117 bis estende l'ambito di applicazione delle norme relative al condominio a varie tipologie di condomini orizzontali, come ad esempio supercondomini, villaggi residenziali, condomini parziali e altre figure di condomini complessi. La multiproprietà. Con il termine multiproprietà si fa riferimento all'attribuzione di un soggetto. Col termine multiproprietà si fa riferimento all'attribuzione ad un soggetto di un diritto di utilizzazione turnaria di un'unità abitativa, ricompresa in un complesso immobiliare limitatamente ad un periodo specifico dell'anno. Modalità di esercizio della multiproprietà. A ciascuno è attribuito il diritto, che è trasmissibile, di godere di quella frazione immobiliare in modo esclusivo, ma per periodi di tempo limitati, a turno con gli altri proprietari della medesima frazione immobiliare. Sulla frazione immobiliare viene impresso un duplice vincolo di destinazione e di indivisibilità. Disciplina giuridica. L'articolo 69 del Codice del Consumo disciplina il contratto di multiproprietà, definendolo come contratto di durata superiore a un anno,
tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione. Forma del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, o su altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore. Recesso. L'acquirente può recedere entro 14 giorni senza specificare i motivi e senza pagare alcuna penalità. Gli altri casi di recesso sono disciplinati all'articolo 73 del Codice del Consumo.